la miscelazione avviene qui nell'aria, dove viene iniettata. Un motorino di questo, anche un motore piccolo, consuma quasi mezzo chilo di carburante di kerosene al secondo. E 0,476 litri al secondo. E questo poi dà una spinta che è notevole. Bellissimo. E questo che anno risale? Qua siamo Deve camminare diritta, non un po' di cose. E quindi? Viene cosa mettete dentro? Un pezzo di aereo, un profilo. Ah, ho capito, per vedere il vento. Esatto, nel profilo questo strumento misura praticamente le forze che agiscono, quelle in resistenza, quelle là di portanza e quelle della torsione, dove si esercita un movimento. E quindi che vento c'è là dentro? È l'aria che passa da questo nido d'aria, quindi cammina in maniera resistente. Ok, quindi noi produciamo il movimento di un mezzo. Qui diventa un coso, perché il motore girando aspira. Certo. E qui avviene la misurazione nell'intermezzo, cioè nella camera, dove c'è o una bilancia dinamometrica che misura elettronicamente tramite i trasduttori questi movimenti, oppure collegando al profilo vari tubicini si può fare con la bilancia barometrica, che è quella là, dove viene letteralmente risucchiato il liquido. Una specie di tubo di Venturi. C'è il tubo di Venturi all'interno, c'è il tubo di Venturi, però non è solo quello. Ma questo è il motore che fa girare? Questo è il motore che lavora in aspirazione, quindi da qui viene risucchiata l'aria, ok? Entra da qua? No, esce da là. Perché non si può soffiare l'aria. Ho capito. L'aspirazione non la dobbiamo fare. L'aspirazione. E quello è un tubo di Venturi, per esempio. All'interno, col tubicino che c'è lì, serve per misurare le pressioni totali, che è data dalla dinamica più la pressione. E quindi simula una velocità pari a? E a secondo, noi arriviamo a quanto? A 40 metri al secondo. Posso fare i conti? 40 metri al secondo? Si parte dal presupposto. Allora, noi mettiamo dei giri del motore che corrispondono tramite delle tabelle a una certa velocità, tipo
100 km orari, ok? Però non si misura in chilometri orari, si fa in 40 km al secondo sono 150 km orari. Sì, più o meno, quella è la velocità. Perché 300 km orari sono 88 metri al secondo. Per 6 e per 60 abbiamo la velocità al minuto. Ah, certo. Ah, interessante, bello. Sì, è molto, molto. Grazie per i chiarimenti.